Fondamentalmente non abbiamo letto tutta la parte che riguarda la legge di Dio, ma ci siamo. Ecco, una parola ancora, quel piccolo accenno che Gesù fa subito dopo le beatitudini, parlando sempre ai suoi discepoli, ricordiamo questo, e dicendo di loro qualcosa che normalmente è detto di Dio. Voi siete il sale della terra, sale ciò che dà sapore, sale ciò che conserva, sale ciò che purifica, sale ciò che fa vivere, mantiene. Ma questo è il compito di Dio, essere sale. Perché Gesù dice voi siete, perché se da voi accettate il messaggio, quel nuovo che Dio sta portando, voi stando con me diventate con me sale. Sale è Lui, fa diventare sale anche noi. Però stiamo attenti, perché se il sale perde il suo sapore, come si potrà ridarglielo? Il sale può salare tutto, ma può essere salato il sale? No. Ormai non serve più a nulla, non resta che buttarlo via e la gente lo calpesta. Avete presente da cosa viene questa affermazione di Gesù? Da quale abitudine? Che in Palestina, 2000 anni fa, nella zona del Mar Morto, c'erano molte rocce saline e c'erano delle ditte incaricate che spaccavano queste rocce, tutte in scaglie, e le vendevano, e erano pezzi di roccia con dentro sale mescolato. Venivano utilizzati per attizzare il fuoco di solito o per ravvivarlo. Però questi pezzi di pietra, di roccia buttati nel fuoco, attizzavano il fuoco, ma finché dentro c'era sale, che sprizzava fuori di scintille, eccetera. Ma il momento che il sale che c'era dentro era consumato, restava scarcus, la scoria. E di quello che ne facevano? Scarcus. Lo prendevano e lo buttavano per strada e serviva per solidificare il fondo stradale. Per cui le strade indurite da quella sostanza lì restavano molto più solide, quindi impermeabili all'acqua, non c'erano pozzanghere, non c'era fango o molto meno, così conservavano di più. Quindi erano utili per qualcosa, però solo essere calpestati. Gesù era Gesù. Se questa è la fine del cristiano, sono ancora testimoni a quel punto lì. Se vengono calpestati perché non valgono più niente, perché non sanno di niente, perché un conto è essere ammazzati perché ci credi, un conto è sparire perché non ci credi, perché non sai di niente proprio, perché diventi insignificante, esserci o non esserci non cambia niente, non ci sono in corso. È poi il nostro rischio questo, oggi come oggi. Voi siete luce del mondo, ma luce non è Lui, non è la luce del mondo Gesù. Ecco, se voi state con me, dice, io faccio di voi luce. E a cosa serve la luce? Per sapere dove si è, per sapere dove si va. Qual è l'ambiente, la realtà che circonda, situarsi nella vita, dar senso alla vita. Una città costruita sopra una montagna non può rimanere nascosta. Non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, sotto il secchio, ma piuttosto per metterla in alto, perché faccia luce a tutti quelli che sono in casa. E questo lo facciamo tutti i giorni. Così deve risplendere la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono il bene che voi fate, le vostre opere buone, e ringraziano il Padre vostro che è lì. La domanda è, ma qual è quel bene che quando lo si fa non fa dire a chi c'è intorno quanto sei bravo te, ma fa dire come è bravo Dio? Facciamo la domanda, la risposta la daremo a suo tempo. Ve la ricordate però? Vi impegnate a ricordarla la domanda? Sì o sì? La domanda è, che bene è quel bene che quando lo fai fa dire a chi sei intorno, chi vede, non quanto sei brava tu, ma quanto è bravo Dio che ti fa fare queste cose? Qual è quel bene lì? Che tipo di bene è? Perché normalmente al massimo ti dicono, oh, te sei bravo te, vero o no? Se Gesù dice no, faranno dire quanto è bravo Dio. Infatti ringrazieranno Dio, quindi quanto è bravo Lui che in mezzo a noi fa queste cose, attraverso di te. Che tipo di bene è? Avete 8 giorni di tempo per rispondere alla domanda. Ma se domani ti sembra come un anno e mezzo per far Matteo, la mia sei giorni. Un minuto di silenzio, signori, e ringraziamo il Signore se qualcosa ci è interessato.